Sebastian Vettel annuncia a sorpresa il ritiro. Mi ritirerò a fine stagione. Lo abbiamo visto con la rossa, lo abbiamo visto in casa Red Bull, lo abbiamo visto andare anche in altre scuderie. Si chiama Sebastian Vettel ed era l'erede di Michael Schumacher al suo esordio 16 anni fa. Era veramente uno che doveva scrivere la storia della Formula 1 e Sebastian Vettel lo ha fatto. Con 35 anni compiuti il 3 luglio, nato ad Appenheim, lascia con un invidiabile bottino di 4 titoli iridati vinti dal 2010 al 2013, tutti al volante della Red Bull, la Formula 1. Dietro solo ai grandi nomi Lewis Hamilton e Michael Schumacher, Vettel è quello che ha vinto più di tutti. Intanto la Formula 1 si prepara a fargli una grande festa. Il suo debutto in pista nel GP degli Stati Uniti del 2007 con la Sauber, dove un ottavo posto divenne all'epoca il più giovane ad andare a punti. L'anno successivo a Monza colse altri due record, il più precoce autore della pole, nonché vincitore a 21 anni e 73 giorni in una gara, un primato che gli è stato tolto solo nel 2016 da Max Verstappen, vittorioso in Spagna a 18 anni e 228 giorni. Il suo più grande rammarico resterà non aver riportato in Ferrari quel titolo piloti che manca dal 2007. Sulle vetture di Maranello ha corso 6 anni, dal 2015 al 2020, con 14 successi, riuscendo solo a sfiorarlo nel 2017 e 2018, quando fu due volte secondo dietro a Lewis Hamilton. L'Aston Martin, dove è arrivato nel 2021, l'ha omaggiato, così ha dato vita a una delle più grandi carriere della storia di questo sport. Vettel ha scelto un video in bianco e nero per salutare i suoi tifosi. Oggi annuncio il mio ritiro dalla Formula 1 alla fine della stagione 2022. Ecco le sue parole. Probabilmente dovrei iniziare con una lunga lista di persone da ringraziare, ma sento che è più importante spiegare le ragioni della mia decisione. Una scelta dura e ci ho pensato veramente molto. Voglio prendermi il tempo per decidere cosa fare dopo. Come padre, voglio passare più tempo con la mia famiglia, tre figli e una donna meravigliosa. Continuare a coltivare la passione per le corse come ho fatto e come ritenevo giusto. Non è più conciliabile con il mio desiderio di essere padre e marito. Intanto Sebastian Vettel lascia la Formula 1. Amici di Nova News 24, un grande pilota, un grande uomo, sempre umile, sempre con la testa sulle spalle, un grande lavoratore. Lavorava veramente bene sulla pista, andava a seguire ogni minimo dettaglio, studiava il circuito veramente in modo impeccabile, veramente un ragazzo preciso e cosciente. Questo Sebastian Vettel, amici di Nova News 24, diteci cosa ne pensate di Sebastian, diteci cosa ne pensate del suo addio alla Formula 1. Se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.